Bentornati a Non Solo Roma, seconda parte del nostro spazio dedicato all'informazione e all'approfondimento giornalistico sulle notizie della nostra capitale, ma anche della nostra regione. Infatti ci spostiamo proprio dalla capitale, l'approfondimento del venerdì con le notizie che riguardano una parte del nostro territorio. In particolar modo andiamo nella parte del Mediterraneo laziale. Approfondiremo tre notizie tra cronaca, attualità, politica, eventi. Lo facciamo insieme a Clarissa Montagna della redazione Il Faro Online. Buongiorno Clarissa e bentrovata a Non Solo Roma. Ciao Elisa, buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori. Grazie per la tua consueta presenza in questo spazio. Dunque, come anticipato, come sempre, tre notizie. Partiamo con la prima notizia che genera un po' di scalpore in un certo senso, perché dobbiamo andare a Ponza. Siamo in piena stagione estiva, ma è accaduto qualcosa di molto particolare, perché una donna di 33 anni in evidente alterazione psicofisica ha letteralmente seminato il panico sull'isola. Sì, esattamente. E abbiamo questa turista che probabilmente stava trascorrendo una, spero, tranquilla giornata prima di seminare il panico sull'isola, come giustamente hai detto tu, l'isola. Come hai detto tu, scusami, Elisa. Praticamente questa ragazza non si sa di preciso per quale motivo, solo che si sa che ha abusato di alcolici, come è stato poi detto dal personale sanitario del 118 che è intervenuto sul posto insieme ai carabinieri. La ragazza ha creato non pochi disagi nel corso principale dell'isola di Ponza, dove stavano passando non solo turisti, ma anche persone del posto. I disagi sono consistiti in vere e proprie aggressioni, dove ha lanciato bicchieri di birra addosso alle persone, ha aggredito una coppia di fidanzatini che stava passeggiando per quella strada, ha anche rivoltato dei tavolini di un bar e ha frantumato sempre gli stessi bicchieri che ha utilizzato per aggredire i passanti, gettandoli anche nello specchio d'acqua antistante. E la cosa che ha creato più scalpori è il fatto che non solo le aggressioni hanno riguardato le persone che passavano di lì per caso, ma la turista ha aggredito anche i carabinieri giunti sul posto per cercare di calmare e ripristinare l'ordine e quindi cercare di far calmare la turista, ma ha aggredito anche il personale dell'ambulanza che è intervenuto perché, come giustamente hai detto tu precedentemente, la ragazza era in evidente stato di alterazione psicofisica. La cosa che fa un po' preoccupare è che sappiamo tutti che l'isola di Ponza è una delle mete turistiche più ambite e più frequentate in questo periodo del nostro litorale laziale e diciamo che quella che poteva essere una tranquilla giornata da passare sull'isola si è trasformata in una sorta di incubo, se possiamo chiamarlo così, per le persone che si sono ritrovate in questa spiacevole situazione. Giusto per avere qualche dettaglio in più, Clarissa, la donna abita sull'isola o era una turista? Non so se l'hai già detto e mi è sfuggito questo particolare. No, no, era una turista di 33 anni di Merano che quindi era in vacanza sull'isola. E un'altra cosa particolare Sì. è che come dicevo, la ragazza non si è fatta problemi a aggredire, anche a minacciare le persone che stava aggredendo. E questo stato di alterazione psicofisica è dovuto soltanto all'abuso di alcol, perché leggevo infatti nell'articolo agitazione psicomotoria e intossicazione acuta da alcol con prognosi di 3 giorni. Addirittura le hanno disposto la permanenza in osservazione in quella struttura dove è stata, penso, immagino, ricoverata, no? Sì, esatto, perché la giovane donna è stata trovata in questo stato troppo alterato, al punto che il personale sanitario del 118 ha deciso di tenerla, se possiamo dire, in osservazione nella struttura per cercare di capire se effettivamente questo comportamento è stato dovuto solo all'abuso di alcol o anche da qualcos'altro. E questo poi lo Certo. vedranno comunque i medici che l'hanno presa in cura. Ovviamente. Ci spostiamo a Latina, Clarissa, con una notizia che lascia veramente tantissimo amaro in bocca, no? Perché si parla tantissimo di insomma, sensibilizzare le nuove generazioni, fare campagne contro il bullismo, però diciamo, Latina non fa una bella figura in questo senso, perché c'è il caso di questa giovane studentessa che è stata bullizzata per un anno intero dai suoi compagni, compagni che sono stati tutti promossi.
Sì, esatto, diciamo che questa spiacevole vicenda riguarda una scuola, una terza media, quindi i protagonisti sono tutti ragazzi giovanissimi. Ma la cosa più preoccupante è che non solo i ragazzi si sono giustificati dicendo che si trattasse solo di un gioco, perché sappiamo che il bullismo non è un gioco, il bullismo può provocare, come nel caso di questa ragazza vittima dei suoi compagni di classe, può provocare delle conseguenze psicologiche molto gravi che possono portare alla fatica Assolutamente. dell'accettazione di se stessi, all'esclusione e al cercare appunto di evitare qualsiasi contatto con i propri compagni di classe, come ha fatto questa ragazza che addirittura cercava di entrare in ritardo a scuola per evitare di incontrare i bulli che comunque la perseguitavano. La cosa ancora più Certo. grave è che questi ragazzi avevano creato un vero e proprio gruppo WhatsApp, dove scambiavano commenti, battutini, foto della ragazza in questione, la ragazza vittima di bullismo, per ampliare, diciamo, la loro persecuzione nei confronti di questa ragazza che veniva presa in giro per il suo portamento e per il suo aspetto fisico. La cosa però che fa più discutere in un certo senso, ok, il gruppo di WhatsApp, il fatto che questi ragazzi siano stati veramente effettivamente tutti promossi, l'unica conseguenza mi sembra di aver letto il 6 in condotta. Sì, esatto, non solo, alcuni di essi sono stati promossi anche a pieni voti, perché effettivamente a scuola magari prendevano buoni voti, soltanto che l'aver influito solamente sulla condotta, sul comportamento, quindi lascia, come dicevi tu, un amaro in bocca, perché questi ragazzi non sono andati incontro a nessuna conseguenza, nonostante fosse stato proposto di indirizzarli verso dei lavori socialmente utili. Le famiglie si sono rifiutate di questa sorta di percorso di giustizia riparativa che dovevano se perseguire i ragazzi che hanno bullizzato la compagna di classe, e quindi alla fine la cosa che dispiace è che se le conseguenze, i ragazzi sanno che un atto così grave come il bullismo e comportamenti sbagliati nei confronti dei propri compagni di classe portano solo a una diminuzione, un abbassamento del voto di condotta. La paura è che questi comportamenti possano perpetuarsi nel tempo e quindi anche Infatti, ripetersi. infatti, e che campagne di sensibilizzazione, come abbiamo detto all'inizio, contro il bullismo risultino totalmente inefficaci. Esatto. Quindi non solo queste campagne devono continuare, ma anche le scuole dovrebbero fornire sia supporto psicologico alle persone che magari, prendiamo nel caso di questa ragazza, ci ha messo comunque un po' a confidarsi con la madre di tutto quello dell'incubo che stava vivendo tra le mura della propria classe, e quindi un supporto psicologico per i ragazzi che magari, ecco, hanno bisogno di aprirsi perché non riescono a esternare quello che stanno vivendo, ma anche magari una disciplina più severa che possa portare a provvedimenti adeguati. Assolutamente, infatti, perfettamente d'accordo con te, sono Clarissa. Bene, attendiamo ovviamente ulteriori aggiornamenti su questa vicenda che purtroppo parla da sé, purtroppo, lo ripetiamo. E chiudiamo con l'ultima notizia, dobbiamo andare a Fiumicino, perché il Comune e Pesca Romana hanno aderito al FLEG Lazio Nord. Puoi spiegarci in cosa consiste, Clarissa? Allora, questo si tratta di un partenariato che ha come scopo lo sviluppo sostenibile delle nostre coste, nonché il miglioramento della qualità della vita delle zone dove si effettua la pesca. Sappiamo tutti che soprattutto a Fiumicino la pesca è la voce produttiva del nostro territorio, è ciò che ci caratterizza e ciò che è il motore dell'economia locale. Il comparto della pesca però ha bisogno di essere tutelato. E l'obiettivo di questa adesione, quindi possiamo dire di questa sorta di patto istituito tra Comune di Fiumicino e Pesca Romana che hanno aderito al FLEG Lazio, è quello di sia tutelare il comparto, ma anche tutelare i nostri mari, perché se effettivamente il mare non viene tutelato, i pescatori non possono nemmeno mandare avanti il proprio operato, e quindi tutta la filiera del pesce rischia di andare in Di crisi, diciamo. compromettersi, certo. Esatto, Bene, e quindi esatto. E questo partenariato segna un punto fondamentale in questo senso, allora. esatto, segna un punto fondamentale di svolta, come hanno sottolineato gli assessori al Comune di Fiumicino, Stefano Costa e Raffaello Biselli, perché si tratta di un progetto che dà voce, come ho già detto prima, al motore e al cuore pulsante del nostro territorio, ma cerca di diventare anche un progetto a livello nazionale che possa essere preso come esempio, non solo nel comune di Fiumicino e in altri comuni del litorale
del litorale laziale come Santa Marinella, la Dispoli, Cerveteri, Tarquinio e Montalto di Castro, e che quindi possa essere un punto di partenza, perché un altro degli obiettivi è sia la tutela e il rilancio della filiera del pesce, ma anche il rilancio del turismo, visto che Fiumicino ormai è diventata una meta sempre più turistica e che quindi può puntare molto sempre per lo sviluppo dell'economia locale sul turismo. Certo, bene, devo dire che però abbiamo parlato spesso, Clarissa, di questi progetti legati alla tutela ambientale, alla valorizzazione anche un po' del patrimonio, no? Ci auguriamo veramente che portino i risultati che promettono, no? In questo senso. Esattamente, sì. Si auspica che effettivamente tutti questi passi, questi piccoli passi, portino a qualcosa di importante per il nostro territorio, ma soprattutto qualcosa che possa andare avanti nel tempo e E che non soprattutto sia solo anche, fino a se stesso. esatto, anche per l'ambiente soprattutto. Bene, io ti ringrazio Clarissa per essere intervenuta anche oggi qui a Non Solo Roma. Come sai, questa è la nostra ultima puntata prima della pausa estiva, quindi noi ci ritroviamo a settembre o con te o con Angelo Perfetti, direttore del Faro Online, ma ricordo ovviamente ai nostri telespettatori che il Faro Online non va in vacanza perché continuerà ad essere aggiornato quotidianamente con tutte le notizie di cronaca, attualità, eventi culturali che riguardano la parte del Mediterraneo laziale. Grazie davvero Clarissa. Allora, a presto e buone vacanze. Grazie Elisa, a presto, buona vacanza a te e un saluto a tutti i telespettatori. Grazie. Bene, ci Grazie, a fermiamo presto. nuovamente per un breve minuto di pausa. Restate in nostra compagnia tra pochissimi istanti. Spazio, come sempre, alla letteratura in chiusura di questo spazio. A tra poco.